Il Lassuno trova la quinta vittoria nelle prime sei giornate, sconfiggendo in rimonta la Valletrona al termine di un incontro incredibile. Eppure, dopo 30 secondi, sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Gallieni verticalizza per Bortoletto, che serve un assist d'oro per Lego, che da pochi passi non sbaglia. In un minuto, il Lassuno crea due buone occasioni. Al 22esimo, cardinale per Giordano, che si allunga troppo il pallone. Tacconi in uscita, è attento e blocca. 60 secondi dopo, ancora ospiti in avanti. Azione ispirata da Cardinale, tiro di imbrò con Asilo, che sulla traiettoria non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 33esimo arriva il pareggio degli ospiti. Azione confusa a centrocampo. Palla che arriva di imbrò, che fa partire un diagonale imparabile per Tacconi. Al 39esimo, splendida apertura di Bortoletto per Tacchini. Natoli in ritardo, a terra l'ex Omegna e per il signor Ottino di Ivrea. Non ci sono dubbi, rigore che Bortoletto trasforma. Nella ripresa, dopo 2 minuti, punizione di Valsesia. Tacconi devia in qualche modo sulla traversa. La difesa della Valle non riesce a liberare, ma Imbrò calcia alto da pochi passi. Al 29esimo, fallo di Forzani su Imbrò. Secondo giallo ed espulsione. All'88esimo il pareggio del Suno. Cross di Bertocco, testa di Asilo, il gol del 2-2, cosa fatta? Ma le emozioni non sono ancora finite. Minuto numero 92. Lancio delle retrovie per Asilo, che viene atterrato da Savoia. Per il signor di Ottino di Ivrea è la seconda espulsione di giornate. Sulla punizione, Valsesia trova il gol del definitivo 3-2.